Red Pill Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono con Maya Sanza, tra i protagonisti del film di chiusura di Stefano Mordini, Lasciami Andare. Benvenuta, bentornata su Fred. Grazie mille, ciao. Bentornata finalmente di persona, come dicevo poc'anzi, è bello questa volta essere riusciti in quest'anno particolare. Sì, è una cosa bellissima, io sono molto, molto orgogliosa di essere qui in questo contesto e difendere il cinema, difendere il nostro diritto di andare al cinema e raccontare che insomma andiamo avanti. Nel film interpreti Clara, una donna che come molte donne paradossalmente in questo percorso festivaliero sta cercando di elaborare il più brutto, forse inimmaginabile lutto che ci possa essere, quello della perdita di un figlio. Stefano Mordini in conferenza stampa diceva: se si è deboli si rischia di essere attaccati. Come hai percepito Clara? Non è detto che sia debole. No, secondo me Clara è molto forte, è una donna molto forte, perché ci vuole coraggio per credere, ci vuole coraggio per superare quello che ha superato, perché secondo me lo ha superato. Noi arriviamo, diciamo che il film inizia in un momento in cui l'elaborazione fa parte del passato, vive con un grande dolore, perché quello non se ne andrà mai. Mi è piaciuta molto una, mi sembra che fosse nell'introduzione di un libro di Concita De Gregorio, dove lei diceva che a volte il dolore è un po' come questi vasi giapponesi, no? Si rompono, ti rompi, però se riesci a rimettere i pezzi insieme con l'oro, come fanno i giapponesi, poi questo vaso diventa ancora più prezioso. Rimarrà sempre rotto, però è arricchito da quella forza, da quel coraggio che ti ha sostenuto, che sei riuscito a trovare per affrontare appunto un lutto così grande. Solo che nel caso di Clara cosa succede? Che improvvisamente una donna, personaggio di Perla, Valeria Golino, la avvicina e dice, cioè avvicina prima Marco, ma poi Clara, dice: guardate che nella casa in cui vivevate c'è ancora vostro figlio e vuole parlare con voi. Allora è chiaro che le reazioni non sono molteplici, sono due: o accetti questa sfida e dici forse c'è una possibilità, anche perché hai superato forse quel dolore troppo disperato, troppo quasi disperato, e sei già in una fase in cui il possibile è lo si può affrontare, insomma. E quindi il personaggio di Clara si trova in un momento in cui, anche forse perché è donna, perché io credo che comunque le donne da questo punto di vista abbiano un coraggio nei confronti dell'ignoto, del mistero un po' più grande, e quindi decide di capire, di andare fino in fondo a questa cosa, mentre invece il personaggio di Marco ne ha paura, è troppo, anche forse perché ha subito un trauma ancora più grande, che poi scopriremo andando avanti nel film. Quindi ognuno ha le sue ragioni per affrontare la vicenda in modo diverso, però per me Clara è un personaggio estremamente positivo, una donna molto coraggiosa, una donna in contatto con tutto ciò che c'è di molto femminile in lei, nel senso anche gli uomini hanno una parte femminile, no? Poi la puoi ascoltare o meno, e Clara decide di credere a Perla, di credere ad un'altra donna che forse è un'imbrogliona, forse è una persona ambigua, forse è un'approfittatrice, forse imbellisce un po' la situazione, la trasforma, però secondo Clara sta dicendo una cosa vera, cioè decide di fidarsi, e quando entrerà nella stanza ne avrà conferma. Quindi per me è un personaggio molto luminoso. È molto interessante, ne parlavamo anche con Stefano Mordini, come il film viaggi su due binari, quello del thriller sovrannaturale, per cui rispetta un po' quelli che sono gli elementi del genere, e poi invece sia un film, come dicevamo prima, sull'elaborazione del lutto e sulle scelte. In questo caso credi che Clara scelga di attraversare il dolore prima e di credere poi? Non sapendo
sapendo che ci sarà un poi, credo che in quel caso non ci sia proprio una scelta. Credo che in quanto madre, per sopravvivere, deve affrontare questo dolore in quanto donna. Ci vuole tempo e la separazione da Marco sicuramente non aiuta, però sta andando avanti e sicuramente sceglie di andare avanti, perché è chiaro che ci sono delle alternative anche molto drammatiche che alcune persone anche... Recentemente mi ha toccato molto, c'è stato questo dramma tremendo di Nizza, no? Del 14 luglio, quando ci fu la strage terrorista, e un padre che era stato intervistato più volte purtroppo perse il bambino in questo incidente. E un anno fa, credo, un anno e mezzo fa, ha scelto di togliersi la vita. Ha detto: non ce la faccio più, non ce la faccio più. Quindi io rispetto anche questa di scelta. E qui ci allacciamo forse paradossalmente anche al personaggio di Rossa in Bella Addormentata, di Bellocchio. Mi ricordo che avevamo parlato molto di questo tema, del diritto di scegliere di vivere o meno. Chiaro che se ce la si fa si deve vivere, ma se uno non ce la fa più, se la vita è troppo dolorosa, ma chi ha il diritto di imporre a una persona di andare avanti? Il personaggio di Marco e di Clara sono personaggi di Marco e Clara sono due persone comunque coraggiose. Marco è aiutato dal raziocinio e da questa forza, da questo desiderio di andare avanti, mentre invece Clara è aiutata da questa emotività debordante. Si dice debordante? No, forse no. Però mi piace. Sì, un francesismo, scusatemi, a volte mi succede. Adesso poi con il coronavirus sono stata in Francia veramente tanti mesi senza tornare in Italia, quindi... E Clara invece, appunto, la sua forza è questa di accettare questa emotività, di accettare il mistero e di continuare comunque ad aver voglia di vivere con il ricordo di questo figlio o forse anche con proprio la sua presenza. E con questa forza di Clara io ringrazio Maya Sanza per essere stata qui con noi, grazie. Aver parlato di Lasciami Andare, il film di chiusura diretto da Stefano Mordini della 77ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono Chiara Nicoletti e questo è Freddo da Festival Insider. Grazie. Grazie Chiara, ciao.